Salve a tutti, Popolo Game Sport. Allora, questo piccolo video iniziale è perché purtroppo causa tante materie, tante nozioni che mi si stanno accavallando in testa, ho purtroppo sbagliato una terminologia all'interno del video, chiamando un incrocio metabolico che poi vabbè spiegherò nel video crossing over piuttosto che crossover. Il crossing over è qualcosa che arriva, deriva a livello genetico, appunto, cioè a livello genetico, si verifica a livello genetico tra cromosomi e praticamente questa piccola defiance, questo piccolo mix di nozioni mi ha fatto sbagliare la terminologia per tutto il video, però il video è abbastanza chiaro, abbastanza semplice, semplificato, non ho dato troppe percentuali, non ho dato troppi numeri, troppi dati, perché rischierebbe di essere, se no, eccessivamente specifico ed eccessivamente complicato, e inutilmente complicato perché non capireste bene l'argomento, almeno non tutti di voi, ecco, capirebbero. Quindi ho preferito fare qualcosa di estremamente ridotto, semplificato. Se volete affrontare ancora il crossover a questo punto, posso vedere se posso di organizzare insomma un altro video con i nutrizionisti, con un nutrizionista, e per vedere di spiegarlo meglio. Quindi in tutto il video, ricapitolando, sentirete crossing over sempre, ovunque, anche nel video precedente, appunto sull'obesità, insomma, perché là ho dato un cenno vero e proprio, quindi crossing over invece no, è crossover, quindi ragazzi, un attimo di pazienza, purtroppo prepararsi quattro esami di fila, insomma, uno attaccato all'altro, tra i quali c'è la parte alimentazione, che poi comunque porterò anche dei video inerenti a quello, però prepararsi anche patologia clinica, insomma, strumentazione, eccetera, eccetera, dà problemi, dà un pochettino di problemi a livello cognitivo ed è stancante. Per questo, ragazzi, io vi chiedo scusa, continuate a guardare il video e ci sentiamo alla fine. Ciao! Salve a tutti, Popolo Game Sport. Oggi un video focus perché? Perché nell'ultimo video abbiamo parlato della linea del crossing over, cioè praticamente il metabolismo di uno o di un altro substrato energetico tipo grassi e carboidrati. Allora, nelle diverse terminologie, nelle diverse diciture, insomma, anche comuni, si parla sempre di superare i 30 minuti di allenamento perché si bruciano grassi, superare, saltare sotto si bruciano i carboidrati. Allora, l'altra volta abbiamo più o meno spiegato che cosa succedeva, ma l'abbiamo spiegata, mi sono reso conto che l'ho spiegata un pochettino male e voglio fare questo video introduttivo. Errato, e questo lo continuo a dire, elencare semplicemente un substrato oppure dedicare un substrato energetico in una fascia rispetto ad un altro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi alleno per 20 minuti, il substrato energetico, quello per esempio dei lipidi, si sta iniziando ad attivare. E che, come ho detto pure l'altro video, lo scorso video, il bilanciamento è molto basso ed è una componente appunto ridicola. Quando arrivo intorno ai 30 minuti, appunto questa linea di crossing over che adesso vi spiego nuovamente, non è che arriva subito, è quadrata, sono delle curve. Di conseguenza, per far sì che la curva possa arrivare in un punto, in un dato punto, non può partire da subito perché non abbiamo un metabolismo lampo noi, come scattiamo i 30 minuti, spam, buttiamo subito su solo carboidrati, solo grassi, via, via, via. No, se ai 30 minuti si sta attivando maggiormente il dispendio, l'energia dovuta ai grassi, vuol dire che il metabolismo deve partire un poco prima. Stessa cosa vale per i carboidrati. Se ai 30 minuti il dispendio, l'energia data dai carboidrati inizia a scendere, inizia a scemare in maniera più importante, vuol dire che
che il consumo, ecco, questo scemare, questo andare a affievolirsi fondamentalmente, ok, deve partire un po' prima, quindi non può partire tutto ai 30 minuti, ok? Intorno ai 30 minuti abbiamo una divisione un po' più marcata e un po' più evidente. L'evidenza netta si avrà soltanto quando attraverso dei metabolismi, eccetera, eccetera, attraverso la strumentazione, vediamo i substrati energetici iniziali proprio dal tempo 1, ok, al tempo per esempio X, che sarà 60 minuti, 90 minuti o 120 minuti. In questo caso noi vedremo veramente due cose totalmente opposte. All'allenamento, appena iniziamo, ok, abbiamo i carboidrati che vengono attivati, va benissimo. Però poi, se noi vediamo le curve, vediamo che già i carboidrati un pochettino iniziano a scemare, iniziano a rallentare già intorno al 10-12 minuto, anche qualcosina di più, 15 minuti, 20 minuti iniziamo a scendere, ok? E d'altra parte, fino a quando poi arriviamo, insomma, dopo un lungo periodo, anche dopo 30 minuti, che iniziano ad essere abbastanza bassi. Dall'altra parte però vediamo i grassi, quindi ha fatto così la linea dei carboidrati. Da invece qui sotto abbiamo i grassi, che giustamente quando gli zuccheri iniziano ad abbassarsi, i grassi devono iniziare a salire, perché il corpo deve andare avanti. E quando questi iniziano a salire, non sarà, ripeto, intorno al minuto 30, ma sarà già poco prima. Quindi dire che fare 12-15 minuti di allenamento o 20 minuti di allenamento brucia solo carboidrati è errato, ok? Dire che dopo un periodo di 20 minuti, per esempio, bruciamo maggiormente i carboidrati rispetto ai grassi è giusto. Come d'altra parte dire in un periodo superiore, per esempio ai 40 minuti, ok, bruciamo solo lipidi, solo grassi, è sbagliato. Dire che 40 minuti di allenamento fanno bruciare maggiormente i lipidi è giusto. Vuol dire che noi abbiamo sempre questo mix. Perché uno dà energia subito, ma è anche vero che si va a scemare più velocemente. L'altro invece dà energia più lentamente, però è pur vero che riesce a staturare di più. Di conseguenza uno scende, l'altro sale, e qua abbiamo praticamente l'incrocio, il crossing over. Ok? È la rottura del crossing over che varia a seconda delle tempistiche, possono essere 30 minuti, possono stare di più, 35, orientativamente viene indicato intorno ai 30 minuti. Però per averlo, ripeto, a un dato punto, che è a metà strada tra uno e tra l'altro, non può partire certamente a 30, deve stare poco prima, ok? Niente ragazzi, questo era un piccolo chiarimento, spero che vi sia stato utile. Questo video vediamo se lo attaccherò direttamente a quello che ho fatto l'altro giorno, oppure vediamo, lo faccio uscire subito dopo, tipo nel pomeriggio, a distanza tipo di un'oretta e mezza. E spero che, ecco, ci sia chiarezza in questo, perché magari vedo gente, no, vado a correre per esempio 35 minuti così brucio grassi. Ecco, questa è un po' una scemenza. Quello che è stato detto lo scorso video è giusto, insomma, consumare più di 30 minuti l'allenamento, eccetera eccetera, va benissimo, ok? Però se si vuole, ecco, un dimagrimento, bisogna fare un'attività aerobica un po' più elevata, ok? Quindi ai 30 minuti comincia, diciamo, orientativamente maggiormente l'uno rispetto all'altro, quindi tu dai 30, 35 possono andare anche bene, ma portalo un po' di più, in maniera che possa essere un po' più marcata questo tipo di valore. A questo, ragazzi, non voglio parlare anche dell'EPOC. L'EPOC, che è il consumo di ossigeno post allenamento, insomma, ed è dovuto al tipo di metabolismo che viene dell'ossidazione, appunto, di alcuni substrati energetici post allenamento, e quindi di conseguenza anche la capacità di avere questo metabolismo continuo è un po' complicato. Sull'EPOC ti dicerò un video, e su questo non ci piove. E per il resto, ragazzi, nulla. Spero che questo chiarimento vi sia piaciuto, spero che sia arrivato
a tutti quanti. Io purtroppo, ragazzi, sapete che non utilizzo tabelle o PowerPoint perché non sono capace a fare questo tipo di lavoro, cioè nel senso a mettermi a registrare lo schermo, perché sono un incapace da questo punto di vista, e spero che comunque vi possa piacere questo tipo di format.